Ok, ciao, mi trovo qua perché nel lontano 2016, in settembre, trovai questo SOS Turismo Dentale su internet. Dopo aver preso un contatto, fui contattato da loro e con soddisfazione devo dire che mi hanno fatto un preventivo, mi hanno dato una panoramica che ho fatto io in Italia e mi è stato mandato un preventivo come base. Mi hanno dato l'appuntamento in gennaio e dopo il 20 di gennaio sono venuto qua a fare i primi lavori. Dovevo fare solo l'arcata superiore e non tutte perché quelli davanti, i denti sono miei, sei sono miei e il resto mi mancava. Alla fine, quando ho visto, insomma, lo staff com'era, tutto quanto, dalla logistica alla cura, che era molto soddisfacente, gli ho chiesto di farmi anche un lavoro in più. E così fu fatto. Devitalizzazione dei miei, 5 impianti, naturalmente in zirconio, comprato in Italia, devo precisarlo perché so che di sicuro, come tanti penso che sanno, che il zirconio migliore è quello tedesco e italiano. Io ho i bollini, visto su internet, che sono comprati a Modena, quindi in Italia. Quindi, primo punto, il metallo zirconio che mettono dentro come perno è buono, è italiano. Il resto dell'assistenza penso che i medici sono molto professionali, molto seri, l'ambiente è pulitissimo, non è neanche da dire. E i medici, compreso gli assistenti, sono molto professionali. Più la logistica che ti assiste, perché non tutti parlano italiano, quindi la logistica, se ha bisogno, viene di là nella clinica e parla italiano con te se hai bisogno tu. Basta alzare un dito e loro si fermano e traducono. Quindi accoglienza medica e logistica, penso da 1 a 10, 8 e mezzo glielo do, perché giustamente qualche pecca ce l'hanno anche loro. Niente, dopo mi ha messo tutto quanto dicendomi che dovevo tornare in luglio. Siccome l'arcata inferiore mia non è delle migliori, tenendoci in contatto con Facebook e con le telefonate su Skype, quello che è, sono arrivato un dunque di anticipare per farmi curare l'arcata inferiore. E così venni a maggio. A maggio mi hanno, non so come si dice in termine, i miei dell'arcata inferiore me li hanno sottigliati per mettere le capsule. Naturalmente è cambiato un po' il preventivo, ma solo perché ho fatto dei lavori in più, perché ho sentito anche delle lamentele che qualcuno si lamenta perché il preventivo, mettiamo per ipotesi, è 1000 euro, dopo la risonanza, che è diversa dalla panoramica che fa la lastra normale, può portare una variazione perché il lavoro non è quello che si vede in lastra, ma bensì bisogna vedere in risonanza. Nella mia risonanza e nella lastra più o meno era uguale, quindi pochissima variazione di prezzo. È variato il prezzo perché ho fatto dei lavori in più. Sono tornato adesso per 10 giorni. Le scorse volte una settimana e una settimana. Sono tornato adesso per 10 giorni per mettere i definitivi. E devo fare una battuta veramente. Il mio dentista, non il chirurgo, ma quello che cura tutto il resto, era più contento lui di me ieri quando ha finito il lavoro. E questa è una cosa molto bella.